sono Stefania Corocher dell'Osigri Turistica Baugiano, il parco rurale per bambini del Monte Albano, col diretti di Pistoia, Toscana. L'azienda si occupa di olivicoltura in conduzione biologica, produce miele e ortaggi biologici ed è fattoria didattica. Oltre a coltivare la campagna e oltre ad allevare gli animali, qui si coltivano le future generazioni per consegnare la nostra terra in mano a chi la governerà poi in seguito. In me il desiderio di fare qualcosa per i bambini del nostro territorio, in particolar modo per sensibilizzarli alla campagna, al rispetto dell'ambiente e alle tradizioni contadine. Quindi tutte le nostre attività, abbiamo ben più di 20 didattiche che partono da preistorica al rispetto dell'ambiente, al bosco, alla campagna, alle tradizioni rurali, si rifanno insomma a questa metodologia un po' particolare perché sono molto teatralizzate e sono molto interattive con i bambini. Vince il premio perché con la sua attività imprenditoriale contribuisce ad educare le nuove generazioni ai valori della cultura contadina, oltre che ai sapori inimitabili del Made in Italy. Sono Francesca Granata, titolare insieme con mio marito dell'azienda agricola Teo Broma. Nella nostra azienda produciamo principalmente albicocche vellecchielle, uva catalanesca, ciliegie del monte, noci sul vento e anche agrumi. Partendo da questi prodotti realizziamo poi dei cioccolatini tipici come il limoncino, cioccolatino ripieno con crema al limoncello, catalì col chicco d'uva sotto spirito ed anche delle creme spalmabili ai vari gusti. Il cioccolato ai prodotti agricoli nasce principalmente dal proposito di valorizzare i prodotti della nostra terra, in particolare quelli tipici dell'area vesuviana, e abbiamo pensato io e mio marito di valorizzarli attraverso la cioccolata, ricoprendoli cioè praticamente di puro cioccolato e creare quindi dei cioccolatini tipici.
La motivazione in estrema sintesi. Vince l'Oscar Green 2009 per aver dato un gusto nuovo ad antichi frutti della terra partenopea, innovando il prodotto e il servizio a vantaggio dei consumatori e della competitività aziendale. Complimenti.